Il primo spettacolo di Parole di Donna è stato sulla Rita Levi Montalcini, una scienziata e il mio esempio di sempre. Alla fine dello spettacolo si è avvicinata questa scienziata che ancora non conoscevo dicendomi: ma noi stiamo continuando gli esperimenti della Levi Montalcini. Quel concetto di combinare il teatro con la scienza mi ha fatto un impatto molto forte. Mamma mia, questo è una bellissima cosa di fare anche Jersey. Sono andata al progetto Science and Art. Ho chiesto se possiamo fare un piccolo esperimento. Il Jersey, il Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea, ha deciso di fare un progetto Arte e Scienza per far avvicinare gli scienziati all'arte. Parola di Donna at Jersey. SciArt nasce dalla volontà di certe scienziate di aprirsi, di mettersi in gioco. Le donne che vedete qui lavorano al Jersey di Ispra. La maggior parte non capisce il Jersey, non sanno che cosa sta succedendo veramente. Vedono tutte queste guardie davanti alle porte e credono chissà che cosa sta succedendo. Che cos'è l'osservazione scientifica? Cioè, come lavorano gli artisti, come lavorano gli scienziati? La scienza è soprattutto fare domande. Nasce dalla curiosità, fare una ipotesi, vedere se funziona, se non funziona. Creare fa tanto parte della scienza. Noi siamo abituati a fare esperimenti, siamo abituati a isolare un sistema, a studiarlo dall'esterno, a dargli degli stimoli esterni e vedere come il sistema reagisce. In questo esperimento teatrale noi ci siamo sentite parte dell'esperimento. All'inizio non sapevo dove saremmo arrivate. Durante il processo ho visto tante similarità in questi due mondi. Si annullano, si concentrano o, secondo un'altra prospettiva, si connettono. Per tutta la vita questo hanno fatto. Hanno avuto voglia di cercare, di ricercare e di scoprire. Cominciamo a fare degli esercizi di scrittura creativa perché escano dei contenuti personali, intimi, che dialogano con la parte scientifica. Logic has always been my way to deal with my sensitivity. Abbiamo dovuto cercare dentro di noi tanto per trovare quello che volevamo dire. Cercava l'ordine dei numeri, delle simmetrie, i nessi logici tra i fenomeni. Lei stava bene in quel suo mondo. È stata un'esperienza introspettiva, dovevamo mettere in scena noi stesse. Nel mondo in cui lavoro, il mondo scientifico, tecnologico, c'è una scarsa presenza femminile. Se Minosse fosse stata una donna, non l'avrebbe messa nell'labirinto. Certamente c'è un'istanza di genere, intendono parlare delle donne nella scienza. Ma poi i contenuti si spostano su come la scienza dialoga con la politica. La scienza non può essere chiusa in un sistema, è pericoloso. Deve muoversi, evadere, evolversi sempre. Non può essere condotta, è lei che deve condurre. Come si potrebbe gestire una situazione senza un sistema gerarchico? Stanno lavorando per ascoltarsi. Per capire come trovare soddisfazione senza cercare per forza e desiderare il potere. Ho immaginato di creare dei piccoli segni molto neutri a metà tra una sala conferenze, una sala studio, un laboratorio e anche questa magnifica camera anecoica che è tra le più grandi d'Europa, che c'è proprio al centro di Ispra. Normally when people talk about science, it's something that's abstract.
you don't see anything of it, but the video that we just saw, a gem like that, it's a beautiful piece of art that is science at the same time. I video non sono videoscenografia, ma fanno a tutti gli effetti parte della drammaturgia. È stato anche un'esplorazione per noi, non solo nel teatro, ma anche nel mondo della scienza. Come concettualizzi in modo breve e puntuale concetti molto complicati e difficili. Algoritmi! Algoritmo! Intelligenza artificiale! Sicurezza cibernetica! Noi a volte facciamo un po' fatica, perché abbiamo quella tendenza di parlare troppo in modo tecnico. Per me spesso è difficile parlare del mio lavoro. Per noi è veramente complesso. Il teatro è uno strumento per dire ad altri cose che magari avresti anche voglia di dire, ma non sai bene come fare. Soprattutto quando ciò che dici non ha solo una forma esatta. Sogno strano. Unire scienziati, matematici, informatici, medici, biologi, biomedici, STEM scientist. Non è comunicazione di scienza questo che stiamo facendo, un'altra cosa. Capiamo anche altri lati della scienza che sono più viscerali. Avere un gruppo in cui risuona quello che tu senti è importantissimo ed è uno dei motivi per cui facciamo teatro. Abbiamo parlato. È chiaro ormai cosa facciamo. Cerchiamo di conoscere, di gestire, di controllare i misteri della natura. Mi ha fatto pensare che ci fosse una certa vicinanza con il pubblico, con l'opportunità di divulgare conoscenza. Trasmettere veramente che cosa fanno le scienziate. Siamo fieri del lavoro che facciamo. Sentire la scienza è una cosa bellissima.